Buonasera cari amici, buonasera a chi ci segue, a chi guarderà questa diretta, una diretta tranne me con tutte belle donne, donne impegnate, donne sicuramente che hanno i messaggi importanti da dirci e soprattutto con persone che quotidianamente danno un senso alla loro vita con grandi momenti di artigianato, con grandi momenti di letteratura o di impegno sociale o civile, se preferite. E intanto posso subito salutare la nostra amica Concetta Annamio, che si trova misilmerese, ma che si trova in provincia di Foggia, a Manfredonia. Ciao Concetta. Buonasera, signor Sucato, grazie per Come si... l'invito innanzitutto. Mi chiami Valentino, che è meglio. Grazie, Mi può dare grazie. del tu tranquillamente. E poi volevo salutare innanzitutto la mia amica ex conduttrice e co-conduttrice con me, Magda Ignatovic. Buonasera a tutti, spero che ci seguite tutti per condividere le passioni e la cultura di questo paese. Bene, e poi la signora Gabriella Annamio, che insomma la conosciamo tutti, misilmerese, anche lei imprenditrice e impegnata nell'arte. Poi andremo a vedere, ovviamente, a parte che abbiamo un campionario sia dietro che ovviamente dietro le spalle della signora, insomma, che ci fa vedere quante cose belle riesce a produrre con le sue magnifiche mani. Buonasera a Quindi, tutti. buonasera anche alla signora Grazie. Gabriella, insomma, e partiamo subito con una piccola premessa. Allora, la signora Concetta Annamio, misilmerese, trapiantata in provincia di Foggia, a Manfredonia, ecco, ma misilmerese a tutti gli effetti, ecco, lontana dalla sua terra. Noi questa puntata, signora, la chiamiamo, fa parte di quel target che chiamiamo una storia da raccontare. In effetti questa sera ce ne sono tre storie da raccontare. Ecco, e allora volevo iniziare con lei per intanto illustrarci come mai lei ha lasciato la Sicilia per andare nel profondo sud, tra l'altro, e quindi nella zona di Foggia, ovviamente, e insomma, e come si trova là, e soprattutto ci racconti questo suo, se vogliamo, imprinting importante con la città di Manfredonia, appunto in provincia di Foggia. Bene, buonasera. Allora, grazie dell'invito. Siete tutti gentilissimi, ve ne sono grata. Allora, da ragazza, sai, i sogni molto spesso sono quelli che sono e quindi sognavo di fare l'insegnante, di aprirmi al mondo. E vinto il concorso magistrale, mi sono spostata a Roma, dove ho insegnato alcuni anni. Poi conobbi mio marito che lavorava a Como, quindi mi sono trasferita a Como dove ho insegnato fino al pensionamento, insomma. Poi per motivi di famiglia, mio marito in pensione, io in pensione, il desiderio di ritornare a casa ci ha spinti a venire in Puglia e quindi siamo Perché comunque suo rimasti. marito credo che sia pugliese, no? Sì, mio marito è foggiano e allora il suo desiderio era quello di rimanere a casa. E va bene, per me è stata una buona decisione perché a me la Puglia piaceva tantissimo, come Poi piace quella è una adesso. bella zona, signora. È Peschici, no? Tutta quella zona. bella, sì, ma è una bellissima zona, uliveti, vigneti, Il Gargano. Gargano, Vieste, le isole Tremiti, è bellissimo, insomma, è un mare stupendo e sinceramente sono rimasta volentieri, no? E ho Ma cosa le sempre manca? Cosa le spinto. manca se le manca qualcosa della Sicilia o di Tutto, Misilmeri? adesso mi manca tutto. Ho la grande, immensa nostalgia da sempre, perché, e questo è stato lo spunto che mi ha invitato a scrivere, la nostalgia della mia terra, del mio paese, che io ho E sempre amato nonostante tutto. E l'ho lasciato, va bene, l'ho tradito, ho fatto male, però sai com'è, da giovani non ci si contenta, quello è il fatto.
Questo vabbè, è un tradimento perdonabile comunque sostanzialmente, non è proprio così grave. Questa nostalgia dentro il cuore mi ha portato a esternare tutti i miei sentimenti scrivendo sul mio paese, ho parlato di Gibi Rossa, ho parlato del fiume Eleuterio, ho parlato del famoso carrubo, un grandissimo, bellissimo albero di carrubo che cresceva a Gibi Rossa, dove c'era anche il convento dei frati brasiliani, giustamente, che ospitavano d'estate a villeggiare, noi da bambini giocavamo felici sotto quell'albero. E tutto questo col tempo è riemerso, per cui mi sono messa a scrivere. Già scrivevo fin da piccola, ho scritto già i primi anni di magistrale, i giornali scolastici. Nel 64 partecipai a uno dei concorsi con diversi scrittori siciliani e c'ho anche il volume conservato. Questo è il giornalino scolastico, per esempio, del 65. Questo qui è il libro che scrissi nel 64 con gli scrittori siciliani. E allora, signora Concetta, anzi, professoressa, credo che insegnasse italiano. Insegnante elementare. Sono quelli poi per certi versi, diciamo, più importanti, perché glielo dico da professore di scuola superiore. E allora le volevo chiedere, innanzitutto, insomma, ha fatto un breve excursus della sua vita, ha parlato anche di questa nostalgia che un suo conterraneo come Albano direbbe nostalgia canaglia, no? Di questa nostra terra. Le volevo chiedere, ecco, magari un ricordo d'infanzia che lei ha rispetto, io non so a quanti anni lei è andata via con precisione. Avevo circa 20 anni. Ah, perfetto, circa quindi 20 anni. Sì. Ecco, dico, qual è il ricordo, forse il legame più forte che magari rappresenta questo connubio con la sua terra? Ecco, magari che le posso dire un'esperienza anche di volontariato, oppure per esempio la chiesa, se frequentava la chiesa, qualche amica, qualche amico, qualche fidanzatino. Sì, va bene, noi giustamente eravamo al catechismo. Amici d'infanzia ce n'ho tantissimi, però al momento mi sfuggono i nomi con l'emozione. Però ecco, il mio legame è fortissimo con il fiume Eleuterio. Perché? Perché noi da bambini andavamo a giocare sulle sponde del fiume Eleuterio allora, e quel fiume mi è rimasto nel cuore. Io sento il suo borbottare, sento le sue acque, sento tutto questo sempre dentro di me. Un altro punto fermo è Gibi Rossa, perché da bambini appunto andavamo a villeggiare a Gibi Rossa e Gibi Rossa aveva tanto per noi. Ricordo di Garibaldi, e i Mille, la torre, la chiesa. Poi c'era il santuario. Bene, allora signora, facciamo una cosa, facciamo un passo avanti. Allora lei va via da Misilmeri, poi segue le sue strade, abbiamo visto Como. Sì, Como, vabbè. Ma c'è chi da Varsavia viene a Misilmeri, ed è il caso di Magda. E Magda è un, non so se lei la conosce, è una ragazza polacca, ormai italiana veramente a tutti gli effetti. Comunque viene dalla Polonia, si è ambientata molto bene, benino, si è ambientata benino. Tra l'altro è stato un piacere averla con me qualche anno come co-conduttrice di alcuni programmi sportivi. Non sono riuscito a farla innamorare di sport, ma comunque lei però nella vita fa una cosa importantissima, e cioè si occupa in maniera, cioè come volontariato ovviamente, di protezione animale, di cura degli animali, quindi dei cani. Detto questo, in un territorio che ovviamente, soprattutto negli anni scorsi, non c'era grande sensibilità per gli animali, Magda è diventata un punto di riferimento per la collettività e anche per gli animali stessi, e lei sta 20 ore al giorno
dietro appunto questi animali nel tentativo di curarli, salvarli in alcuni casi e toglierli anche da persone violente. Ecco, e per noi è un piacere questa sera averla qua. Io faccio una piccola premessa: questa sera ho tutte donne, perché per me è una settimana importante questa, che si concluderà venerdì, proprio come oggi, con la giornata contro la violenza sulle donne, e quindi sì, per me è importante aprire questa settimana con voi tre. Io sono maschietto, ma insomma sono un intruso. Ma detto questo, voglio passare la parola all'ottima amica mia Magda. E allora, Magda, che cosa significa per te? Intanto c'è un saluto da parte di Caterina Namio, non so, forse, dice bravissima cugina Cetti. Ovviamente credo che abbia ragione sua cugina Caterina, perché è piaciuta pure a me la presentazione che ha fatto questa bella ragazza di Foggia, chiamale Eleuterio. E allora, Magda? Sì, allora io mi conoscono tantissimi amici ilmeri, ma mi presento lo stesso. Mi chiamo Magdalena Ignatovic, sono volontaria EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. E tutto nasce dall'amore e la passione, in doppio senso. Io amo Sicilia, sono qui da tantissimi anni. Quando sono venuta qui mi sono resa conto che è un contesto culturale e ambientale completamente diverso da dove vengo. Quindi ho fatto i percorsi, ho conosciuto gente, ho visto monti, mari e i tramonti, e mi sono resa conto che qui ci sono tanti animali che sono in difficoltà, che mi dava fastidio, non sapevo dove andare, dove rivolgermi, così mi sono messa gli occhiali. Ho guardato un pochettino meglio come si può muovere e aiutare questi animali. Quindi la mia attività è nata dalla passione e amore sul territorio. Sono una persona che segue i nostri cagnolini che vengono prelevati dal canile Carini, faccio i salvataggi, sono educatore cinofilo di secondo grado e do tutto il mio cuore e anima per seriamente aiutare gli animali. Beh, intanto ti saluta Ina Sorrentino, sì, che dice con cui abbiamo salvato un paio di giorni fa un canuzzo. E allora passiamo ora, per ultimo però, alla padrona di casa, perché di solito succede così. La signora Gabriella Namio, la conosciamo tutti a Miss Ilmeri, ottima artista. Poi io sono innamorato della ceramica artistica. Signora, una volta, tempo fa, con mia moglie alla Fiera del Mediterraneo organizzavamo a dicembre la Medi Ceramica, questo per farla capire, insomma, l'amore per la ceramica artistica. Lei rappresenta a Miss Ilmeri, da questo punto di vista, veramente un laboratorio artistico importante, e colori, immagini bellissime della nostra terra. Ecco, che significa essere intanto imprenditrice in Sicilia? Allora, imprenditrice in Sicilia, visto le poche opportunità che ci sono, bisogna un po', ecco, rimboccarsi le maniche e cominciare a fare il fai da te. Perché quando c'è voglia di fare qualcosa, bisogna impegnarsi totalmente con le proprie forze, anche senza aiuti di nessuno, per poter realizzare quello che c'è dentro, quella forza che ti spinge, non solo da un lato economico come imprenditrice, ma come artista, perché l'arte è qualcosa che brucia dentro. Brava, brava, questo è importante. Allora, a questo punto io mi voglio soffermare. Mi auguro che anche chi ci segue e chi ci seguirà nella registrata poi nelle prossime ore o giornate possa apprezzare. Allora, qual è la differenza sostanziale tra essere una venditrice di ceramica e invece che significa crearla? Io per esempio le faccio un esempio, almeno il mio modo. Se io fossi al posto suo, io non riuscirei a vendere le sue opere,
perché non riesce? Perché io mi innamorerei molto di quello che faccio. Sì. Ha ragione, infatti per alcuni versi, molti pezzi mi viene molto difficile poterli togliere dal mio laboratorio, perché sono pezzi in cui c'è l'anima. Sono pezzi in cui ho messo tutto me stessa e non è facile poterli, diciamo, dare fuori dal mio locale, anche se poi vedendo le persone belle che li prendono, qui Magdala per esempio ha una bellissima coppia di teste di moro mie, e poi magari ecco, mi prende la gioia di sapere che le mie opere vengono portate ovunque, nelle case, nelle parti del mondo. E questo vale più di ogni altra cosa, non c'è un prezzo che può ripagare questa soddisfazione, questa gioia, sapere che una parte di te è ovunque. Una cosa che mi sono sempre chiesto, quando si crea un pezzo di ceramica, pezzo nel senso più nobile del termine, che sì, è la parola pezzo, cosa c'è dentro, cosa prova, cosa costruisce prima nella sua anima e poi nella sua opera? Prima bisogna sognarlo, bisogna vederlo, immaginarlo. E poi sua sorella sorride, perché sorride, perché pure mia sorella è un'artista, è una pittrice, io la stimo molto su questo, fa dei quadri meravigliosi ad olio. Lo sa che io amo la sua pittura. Diciamo che è un po' perché, una cosa. Scusi un attimo, perché dice scusi. Beh, questa grande pittura per me è normale, insomma. Vabbè. Ecco. Vabbè, agli occhi di sua sorella, insomma, sì, è una grande pittura. Allora, continuiamo. Sì, perché per lei è normale pitturare, per lei è normale scrivere, e per me è normale creare, ecco, ceramica, decorazioni, altre cose. Ecco, il pezzo si sogna, si immagina. Poi, quando magari te lo trovi sul tavolo, sul tornio, con i colori davanti, comincia a prendere un'immagine, comincia a prendere forma, cominci lì a capire dove posizionare i colori, cosa andare a disegnare. Alcune volte non ho la più pallida idea di quello che esce, per cui comincio in tutti i modi di fare in modo che esca quel pezzo unico, perché io sono amante dei pezzi unici. Sì. E questo, come laboratorio artistico, è un laboratorio proprio artistico, si vanta di poter creare pezzi unici. Infatti in questo laboratorio ho l'onore di poter ospitare tanti artisti palermitani, fra questi ci sono architetti, tanti altri, perché questo è un laboratorio artistico dove espongono tante persone iscritte a questa bella associazione Alabe, che sono praticamente un'associazione di artisti liberi. Siamo quasi in 10 qui. Devi, però ti deve prendere il Mi sento in qualche modo fare parte di questo grande laboratorio, perché ogni cane che io recupero è un sogno che poi diventa un progetto che passa una procedura dalla strada, viene recuperato, prelevato dal canile Carini con cui collabora il nostro comune, poi noi troviamo le case, poi vediamo, cioè, dalla strada un progetto, un sogno, una cosa, tanti colori, un arcobaleno delle emozioni, che poi si completa e si vede l'animale che viene amato quando riceve e riacquista la dignità che non ha avuto qua in Sicilia, oppure spesso succede anche che adozioni sono in Sicilia, la maggior parte delle richieste sono quelle del nord. Non ha importanza questo, importante da dove partire, dal sogno, amore e passione. Okay. Sì, mi sta piacendo molto la parola che ha usato, emozione. Il venditore non ha la stessa emozione di chi crea. Il venditore è bravo a vendere, l'artista è bravo a creare. Bravo. E c'è una grande io non so vendere i miei articoli. Impari. Impari. Oddio, no, voglio dire, non sono un'ottima venditrice. No,
provo. Allora, lasciamo un attimo qua Missile Mary, laboratorio della signora Gabriella. Andiamo di nuovo nel profondo sud, nel Gargano, con la signora Concetta. E allora, Concetta, lei ha parlato di poesia, di quello che può rappresentare un verso, che può rappresentare un'opera, se vogliamo, anche non per forza deve essere una poesia, può essere semplicemente può essere anche una frase a effetto. Ecco, lei parlava di poesia dedicata a Missile Mary, no? Ecco, sì. O alla Sicilia. Ecco, ne ha qualcuna davanti da leggere? Sì, e cioè, no, in particolare Sicilia sì, è più Palermo che Missile Mary, no? Però il fiume Eleuterio è lunga da leggere. Ecco, la trova questa poesia o no? Fiume Eleuterio? Sì. Sì, lo trovo subito. Perché... magari non, non la legga tutta, dico una parte di poesia ce la può leggere però. Sì, ecco, solo una parte vi leggo, certo, perché sono un po' lunghette. Allora, allora 58, scusi. Questa ce la giochiamo sulla ruota di Bari a questo punto. Allora, il fiume Eleuterio, Spesso rivedo le tue ruenti acque scorrere giovani, lambire la terra del piccolo paese, benze l'Elmir, che in te si rispecchia. Una fanciulla pensosa e sola siede sui massi morbidamente adagiati. Nel suo chiaro fondale, stasera mi sto proprio emozionando, ricordo il tuo borbottio amico dei miei singhiozzi, i sogni che lasciai cadere come fuggite scintille di comete. Fosti il mio rifugio, consolazione dei miei disincantati giovani sogni, quando trovavo sollievo dalle tue fresche carezze. Tu andavi. Signora, mi scusi se la interrompo mentre lei legge la sua opera. Dico, lei ha detto che è legata a questo fiume, a questo borbottio di cui parla lei, questo imprinting anche nel rumore del fiume. Le volevo chiedere, ecco, che cosa può rappresentare probabilmente, questo lo dico, ma lei mi dirà o sì o no, ovviamente. Cosa può rappresentare per una donna sensibile come lei l'acqua, la fonte di vita in tutti i sensi, ma anche dell'agricoltura di Missile Mary, di creare o di sfamare una popolazione? Certo, perché il fiume Eleuterio, lo sappiamo, la storia del fiume, era un grandissimo fiume una volta, era navigabile, collegava i vari paesi della Sicilia, alimentava il commercio, irrigava i campi e quindi era una ricchezza vastissima. E a me dispiace che negli ultimi anni, venendo giù in Sicilia, abbia visto soltanto un ruscelletto asciutto, abbandonato, trascurato, non c'è più quella bell'acqua che allora io mi ricordo, no? E questo fa male, perché avevamo delle bellezze uniche da ragazzi che ricorderemo sempre finché viviamo. Perché abbandonarli? Perché trascurarli? Perché lasciarli perdere? E rimarranno sempre con noi, con i nostri figli, attraverso i nostri racconti, i nostri ricordi. Dovremmo cercare di aiutare un po' la natura, insomma. Ecco poi non so se lei vede, signora, io ho messo una slide sotto, ovviamente rosa nero, insomma, per richiamare anche qualche colore amico nostro. Ho scritto Concetta Annamio, nostalgia di Missile Mary. Ecco, bene. Forse è l'etichetta migliore, insomma, che le possiamo dare questa sera. Sì, perfetta. 80 nostalgia, sì, tanta. Ok. Tanta nostalgia. Allora torniamo a Missile Mary, visto che la nostalgia di Missile Mary, Magda.
Sì, io ho un'altra metafora, perché questa cosa mi è piaciuta tantissimo, quello che ha detto sua sorella, la signora Concetta. Acqua che scorre là dove ci sono i nostri origini. E questa è la stessa cosa che riguarda le problematiche che io affronto ogni giorno. E che dico anche nelle scuole, facendo i progetti con i bambini, che l'errandagismo siamo noi. Cioè quel terreno, quella natura che noi abbandoniamo, siamo noi. Tutto quello che è brutto, quello che ci fa male nel cuore, siamo noi. E qua incominciano i progetti della sensibilizzazione. Quando non parlavo ancora italiano, uno dei primi motti che ho imparato, che mi è piaciuto tantissimo, era quello che gli occhi non vedono, il cuore non duole. Ed è così. Quando vediamo gli animali che soffrono, soffriamo più noi. Quindi la mia attività e il mio operato è proprio per togliere queste immagini brutte, questa sofferenza degli animali, per andare avanti e lavorare e dare tanta energia ai giovani, che credetemi non è una cosa facile, però bisogna scavare, bisogna lavorare, bisogna confrontare, e come dico io sempre, non abbiate paura. Si deve avere coraggio di affrontare le cose brutte, però alcuni mi scherzano sui miei post su Facebook, però io credo davvero in quello che si dice e quello che si fa. Vuol dire, l'unione fa la forza. Più siamo, più affrontiamo, più riusciamo a creare il bene, perché il bene crea bene. Buono, oltre ad essere bene, anche buono. Allora, passiamo invece alla signora Gabriella. Gabriella, lei si parlava di opere, si parlava di costruzione della propria anima attraverso quella che poi è l'opera. Io le volevo chiedere questo: è una specie di paradigma, o se vogliamo di dicotomia, dal fango umile, dall'argilla più umile, si costruiscono grandi opere d'arte. Per esempio, non riusciamo a inquadrarla per ovvi motivi, ma ci sono delle bellissime opere qua sue, veramente, che lasciano senza fiato. E perché dico lasciano senza fiato? Perché sono opere bellissime, di grandi colori, di grandi immagini. Questa voglia, no? Questa voglia di essere artista, sicuramente è come avere un vulcano dentro che vuole esplodere continuamente. Ecco, e che secondo me, come tutti i vulcani, come la lava, poi si rigenera dentro di noi. Ecco, il suo percorso da giovane artista fino ad oggi, e com'è stato? Qual è stata questa evoluzione? Eh sì, si parte un po' dalle scuole medie. Ecco, era mia passione disegnare. Ricordo che in un'ora di disegno, magari mentre gli altri riuscivano a fare un solo disegno, ne facevo 10, perché proprio c'è, come diceva Valentino, il vulcano dentro. Piano piano questa situazione è evoluta, per cui mi sono dedicata negli anni a tante attività, decorazioni su vetro, su stoffa. Anche a Bagheria ho creato un laboratorio artigianale insieme a mio marito, che adesso purtroppo non c'è più. Avevamo un laboratorio sempre artigianale, di pupazzeria, di tante cose, insomma, tutta la vita, nonostante io ho studiato istituti tecnici, ma la mia vita è sempre stata spinta e presa dall'arte, dalla creatività soprattutto, ecco, dal nulla riuscire a dare forma alle cose, dal nulla, da un foglio riuscire a dare colore, a mettere un'immagine
immagine, e queste sono cose che anche la notte si vivono, si sognano, e poi di giorno magari ci si alza con il pensiero di andarli poi a mettere a tramutare in opera. Per esempio, bravo. la scelta dei colori, delle forme, a me per esempio piace molto alcune volte creare qualcosa di diverso, perché aggiungo dei prodotti, delle sostanze, proprio per andare a creare quell'oggetto particolare che per molti, per chi non magari non comprende, può essere considerato un difetto. Io lo creo di proposito per andare ad evidenziare, certo, un pezzo particolare, certo, irripetibile. L'originalità. E io amo quando trovo quelle persone che gli dico: ma no, se lo vuoi te lo faccio senza, no, io voglio quello, perché proprio un altro uguale a questo non esisterà mai, e io apprezzo che le persone lo comprendono un po', volendo parlare. Sì. Cosa, è un'altra cosa che mi è veramente molto bella. Sì, perché voglio creare qualcosa che è diverso, che magari ha un difetto. Adotta un cane disabile, prendi un quando noi salviamo i cani, sono i cani molto spesso che soffrono e hanno qualche appunto handicap. Un cane senza una zampa, senza un occhio, oppure è stato maltrattato, non ha una lingua, non ha un orecchio. Cerchiamo poi fare una, l'unione fa forza, cerchiamo le persone che vogliono accogliere a casa, fare parte della famiglia, qualcuno che dà amore nello stesso modo, ma è senza coda, senza occhio, senza l'orecchio, senza qualcosa. Ma questo non, ma chi, molto spesso anche noi siamo senza animo, solo che purtroppo sì. Poi non si vede. Questo volevo notare un attimo, mio nipote a casa. Questo cane ha avuto bisogno di un'amputazione, si chiama Brutus, questo cane, ed è bellissimo, e adesso vive con loro, c'è tutto il suo spazio con tre zampe, però il cane è felice, era destinato a morire, e io veramente sono grata ad Andrea di aver fatto questo gesto, perché anche lui è un amante degli animali, ci tenevo a onorarlo, mio nipote. Benissimo, e torniamo in quel di Foggia, quindi torniamo nel Gargano, e parliamo con Concetta. Allora, Concetta, si parlava di creazione, no? Di colori, di forgiare, anche se il termine forgiare si usa col ferro, comunque di modellare la ceramica, pensiamo al tornio, no? Allora, mi domando, ma anche la poesia è un forgiare la nostra anima, un forgiare parole, accopparle, legarle? Attenzione, poi ci possono essere parole legate che fanno anche rima ma che non dicono niente, o parole imperfette, come dice Gabriella quando parla di ceramica imperfetta, che poi è bella questa parola, ceramica imperfetta, mi piace. Ecco, e può diventare anche questa un'opera. Io faccio un esempio, per carità, noto a tutti, l'abbiamo studiato tutti, quando Leopardi dice il zappatore, no? Lui sbaglia, perché dovrebbe dire... giusto? Ecco, allora mi domando, che significa per lei alzarsi la mattina e andare a forgiare le parole, a creare un simbolismo che sicuramente c'è quando lei parla di borbottio del fiume, no? Ecco, sì. Dietro quella parola, quella fonetica, c'è un sentimento, il borbottio, no? Ecco, siccome il nostro programma si chiama Sport e Cultura, stiamo facendo un po' di cultura, ecco, sì. Che significa... Sì. Trovare le parole, come si trovano queste parole, e spesso magari, a mio modesto avviso, ma io non sono bravo come lei, anzi assolutamente, sono molto lontano dalla sua bravura, ecco, spesso magari forse non si trovano nemmeno qualche volta, no? Quindi, guardi, io non ho dei momenti particolari per scrivere, io mi sveglio la notte, mi sveglio all'alba, mi sveglio a qualsiasi ora, mentre cammino, mentre mangio, mentre dormo, ho questo impulso che non riesco a frenare, devo prendere il telefonino, scrivo dappertutto,
Mi viene così spontanea, non ci penso, niente. Scrivo, scrivo, scrivo. Magari dopo correggo qualcosa, però non ho dei momenti che mi siedo e dico cosa devo fare, cosa devo scrivere. Per me tu 24 ore su 24 ore mi vengono così spontanee queste poesie. Prendo penna e immediatamente le butto giù, prendo il cellulare e le devo forgiare magari in un secondo momento con paroline più o meno adatte, però la spontaneità è quella che mi accompagna da sempre, io non ci penso, devo scrivere e basta, non ho dei momenti, questo è come il borbottio che mi tormenta. Ah, ok. Quello. Sì. No, tra l'altro io pensavo anche ad un altro aspetto, quello naturalmente dell'opera che poi viene fuori, che nasce, no? E che praticamente crea che cosa? Poi crea l'opera, crea la condivisione. Ecco, mi chiedo dal suo punto di vista cosa significa poi donare? Che cosa significa? Perché so che ha donato dei volumi anche al comune di Misilmeri, se non ricordo male, sì, giusto? Sì, sì, veramente ho regalato questa alla biblioteca, che è l'ultimo mio lavoro di quest'anno. Non so se si vede, Poeti Contemporanei. Aspetta un attimo, faccio vedere. Ecco, Enciclopedia dei Poeti, è perfetto, ok, si vede. Sì, ecco, dove sono state inserita con delle mie poesie, 5 mie poesie inserite in questo volume. Ecco, sono state selezionate a un concorso internazionale con Aletti Editore e con le critiche di Aletti Editore, Giuseppe Aletti, Alessandro Quasimodo, che noi ricordiamo il figlio del famoso premio Nobel, Alessandro Quasimodo, e un professore noto come premio Nobel, e io la pronuncia la so così, Aferzaider, perché è un nome arabo anche lui, e quindi con queste presentazioni ho avuto questo libro e l'ho donato questo. Adesso arriveranno gli altri, donerò altri libri. Poi in precedenza c'era un libro che vorrei presentare stasera, Amori al camping. Questo è un racconto invece, tratto da una realtà vissuta. E le voglio ricordare questa copertina, è una pittura del pittore Roberto Garofalo di Misilmeri, professor Roberto Garofalo, che mi ha autorizzato a prendere un suo quadro che a me piaceva moltissimo, che si addice Amori al camping, quindi l'ho voluta assolutamente questa foto. E infatti poi ho riservato a lui proprio una dedica, professor, non riesco a inquadrare, ecco, professore, si legge, Studio Bagnanti, Roberto Garofalo, pittura mista. E mi è piaciuto tantissimo quando ho visto questo suo lavoro, poi pensando al mio libro, ho detto quella sarà la copertina. Sì, non so se mi sentite. Lei mi sente, signora? Sì, penso di sì, giusto? Sì. No, sì. Le volevo chiedere, intanto scrive Antonio Vasta che dice: io ho creato un sito apposta per aiutare gli amici animali a quattro zampe, si chiama Riportami a Casa, vi prego di iscriversi perché ama gli amici animali. Io ho letto testualmente quello che c'è scritto qua, insomma, sono contento per il nostro... Sì, bene, gli animali sono la nostra salvezza, forse.